abbiamo approcciato benissimo alla gara e siamo andati meritatamente in vantaggio. Avevamo avuto già l'occasione con Jacopo, la traversa di Jacopo, poi successivamente sull'angolo siamo riusciti a realizzare, a concretizzare quello che è stato l'impatto alla gara. Dopo dobbiamo essere onesti, come solitamente dico, la squadra avversaria è salita, noi ci siamo abbassati, non riuscivamo a contenere, a filtrare i lavori che facevano con i sottopunta e là siamo andati un po' in difficoltà, un po' per timore, un po' per bravura degli avversari, perché secondo me gli avversari nella seconda parte del primo tempo sono stati bravi a legittimare alcuni spazi che noi aggredivamo male e quindi sapevo della forza degli avversari, siamo riusciti a mantenere botta, non abbiamo rischiato onestamente granché, però ci sono state delle possibili situazioni che potevano vedere Cerignola andare a segno. Il secondo tempo è stato diverso, ci siamo sistemati meglio in mezzo a campo, abbiamo messo un uomo in più, la squadra è stata cattiva sotto palla, abbiamo fatto una partita di sacrificio e quindi l'orgoglio sta nel fatto che la squadra, anche in una partita difficile, dove l'avversario ha fatto tendenzialmente bene, è riuscita a portare a casa 3 punti che secondo me sono frutto dell'abnegazione, del sacrificio, della qualità anche di saper stare sotto palla e di essere bravi a quantificare nei duelli tutto il sacrificio che ci mettiamo durante la settimana per arrivare poi così pronti alla partita e alla vittoria dei duelli che poi spesso dà anche la vittoria della partita stessa. Ah, questa è la vittoria sicuramente, un'ulteriore vittoria del gruppo, della capacità di tutti i calciatori di mettersi a disposizione del progetto. Sì, lo posso dire oggi e dopo la gara, ma la settimana è stata dopo Avellino, è stato quanto meno difficile quanto è stata la preparazione di Avellino. Abbiamo perso Manuele nella notte di oggi per influenza, sono rimasti ancora a casa Ceccarelli, Albadoro, Diop. Avevo per onore di firma in panchina Walter Guerra, ma tendenzialmente non era un calciatore del tutto recuperato. Vale la stessa cosa per Maiorino, che fortunatamente l'abbiamo rivisto, ma io l'ho rivisto dopo 3 settimane, ha fatto la rifinitura con noi e oggi si è messo a disposizione. Quindi devo dire che la squadra riesce a sacrificarsi anche senza 7 elementi e questo rafforza il fatto che tutti si sentono protagonisti in questo progetto. Quindi mi va in modo particolare di fare un plauso a un ragazzo che sta avendo meno spazio di tutti, che è Eric Biasiol, che tendenzialmente si fa trovare pronto anche per pochi minuti e questa cosa non è facile, non è una cosa da tutti. Quindi mi auguro che lui si faccia sempre trovare pronto così e che lui sia l'emblema un po' di tutti quanti. Vedi Cico che oggi è andato 2 volte vicino alla possibile segnatura, Graziani che non si aspettava di giocare, si è ritrovato invece in campo. Quindi ritengo che questa forza, questa capacità dei ragazzi di sentirsi protagonisti è il vero orgoglio dell'allenatore e anche secondo me lo spirito che sta caratterizzando il nostro cammino. Sì, senza dubbio andrà valutato con esame strumentale fra martedì e mercoledì e proveremo in modo intelligente a recuperarlo. Però in quella parte di campo devo essere sincero, abbiamo 4 calciatori importanti, Peter Resi quando è stato chiamato in causa l'aveva già fatto nella partita di Latina, ma anche oggi ha dimostrato che è un capitano, alcune volte non giocatore tendenzialmente, ma si fa trovare pronto lo stesso. Quindi lì ho ampia scelta. Mi auguro di recuperare Andrea, ma per il fatto stesso di continuare ad avere tutta questa scelta e da qui a venerdì mi auguro di ritrovare in piena forma alcuni calciatori, ma sempre nel principio che per poter avere qualche disponibilità in più e fare una settimana più competitiva in modo tale da mantenere tutti quanti inalterata la loro motivazione per andare in mezzo al campo. Ma basta continuare a fare quello che abbiamo fatto. Non capisco perché dovremmo cambiare l'attitudine, la mentalità, l'approccio. Noi sappiamo che vogliamo fare un percorso importante, ho sempre detto che dobbiamo fare i 42 punti, ma quei 42 punti sono al centro di un cammino che può essere anche più importante qualora lo raggiungessimo con tanto tempo in anticipo. Quindi chiunque voglia fare un campionato diverso da quello della salvezza deve passare inesorabilmente dai 42 punti. Quindi io lo immagino proprio come un cammino. Quando arriveremo a mettere quella bandierina non ci fermeremo nell'andare avanti o provare a fare altri tipi di alzare gli obiettivi.
con l'umiltà e l'ambizione però che ci deve contraddistinguere. Io credo che la vera parola d'ordine deve essere continuità e ragionare giorno per giorno. Noi dobbiamo non farci distrarre da classifiche, da quello che fanno gli altri, dobbiamo lavorare bene noi, dobbiamo cercare di essere identitari sempre e provare a portare avanti con sacrificio, perché poi tra l'altro il sacrificio, il tanto sacrificio non è altro che il prezzo da pagare per essere felici.